più bello di tutte le generazioni. Lo so, ragazzi, che oggi avremmo potuto e forse dovuto continuare la retrospettiva di Horace, ma dopo il finale poetico di ieri non potevo esimermi dal dire ok, è arrivato finalmente il cazzo di momento, bisogna necessariamente iniziare ora con i preparativi, perlomeno del platinaggio unimistico, quindi... Bentornati, buonasera a tutti signore e signori, bentornati live, come va? Spero tutto bene e... essere centrato. Bentornati a tutti, come va? Spero tutto bene. Adesso abbasso la musica. Sì, lo so che sono alto, tranquilli ragazzi. Ma perché? Più alta del solito? Strano. No, forse più basso. Perché è così basso il microfono? È più basso del solito il microfono, non so per quale cazzo di motivo. Prova, perché? No raga, fermi tutti. Fermi tutti perché sono bassissimo.
Prova. Scusate, ci sono un po' di... Prova. Sì, lo so, ragazzi, il problema è che io... cioè, lo so a che volume dovrebbe essere il microfono normalmente e vedo dal mio programma di registrazione che il mio microfono non è alto come dovrebbe essere. Non so per quale cazzo di motivo. Prova, perché sei così basso? Prova. Non dovresti essere così basso. Grazie P4, benvenuto, primo mese, grazie di cuore. Non so cosa cazzo possa essere successo, è tutto collegato come dovrebbe. Prova. Peraltro, ok, ora forse quasi ci siamo. Peraltro io oggi ho registrato la 5V5, quindi dovrebbe essere tutto ok, e non capisco veramente che cazzo potrebbe essere successo. Mi viene il dubbio a questo punto che nella 5V5 si senta tutto basso. Mi viene questo dubbio a questo punto. Fatemi andare a vedere. Sarebbe un problemino. Un bel problemino. Guerre tra falliti non mi interessano. Bellissime sleeve di 151 le potete acquistare su federicstore.it assieme a tutto quello che è rimasto al nostro grazie amico Matti, Federic di uno dei bentornato, grazie di cuore, che sicuramente salirà di valore. Seguitemi per altri consigli finanziari. Codice di sbagliare flauto e ha avuto un figlio. Sì, effettivamente si sente un po' strano. Chissà che cazzo è successo. Boh, porco Dio, Ciccio! Scusate. Vaffanculo, gatto di merda, Dio merda! Iniziamo benissimo questo cazzo di nero e bianco platinaggio. Ah. Stress. Domani esce il video, se non altro. E lì l'audio si sente bene. Adesso dovrebbe andare meglio adesso, però, vero? Cioè, dovrebbe essere... più o meno sistemato il volume, credo. 13 parole spoilerate, già 5 stronzate detto. Sì, perfetto. L'ho scritto, l'ho passato, godo Wanderlust, grandissimo. No, domani esce per davvero il video, quindi dai, meno male. Sì, ho tolto la musica, a sto punto vi dico perché c'è scritto Pokémon nero e bianco. In realtà non è che platiniamo nero e bianco, non mi interessa. Sapete, mi interessa platinare nero 2 o bianco 2, penso di fare nero 2 solo perché, boh, perché ci sono più legato a nero in generale. Però mi sono detto, se vogliamo fare questo platinaggio di Gen 5 con nero e bianco 2, mi sembra un'ottima idea ai fini di interconnettività tra le varie versioni, iniziare piano, prima di fare appunto tra un paio di settimane, 2-3 settimanelle, prima di iniziare il nostro save su Nero 2, anche per un discorso, perché comunque è vero, il platinaggio non è una retrospettiva, però sapete che è un momento in cui, cioè un momento che ci prendiamo comodo per chiacchierare dei giochi, per concentrarci su ogni singolo pezzo di erba merdoso di un gioco che appunto intendiamo platinare, e quindi mi sono detto, ma forse potrebbe essere adeguato partire inizialmente facendo una run che non platineremo, ma cercando di essere esaustivi e completi su Pokémon Nero e Bianco, e poi iniziamo il platinaggio su Nero e Bianco 2. No, questa si vede bene la grafica, ok, esatto. Siccome abbiamo sempre giocato, grazie Fabio Massimo, bentornato, grazie di cuore, quinto mese. Siccome abbiamo sempre giocato a Nero e Bianco in Hardcore Nuzlocke su questo canale, o comunque con altre challenge,
non ci siamo mai veramente permessi di giocare per bene il gioco. Lo abbiamo commentato tante volte, ne abbiamo parlato, ma non lo abbiamo mai giocato per bene, che è diverso dal commentarlo, secondo me, anche perché ovviamente giocandolo in Nuzlocke l'abbiamo sempre giocato a modi una cattura per percorso, prendi gli strumenti ma senza andare a fare backtracking di qui di lì, a sto giro cerchiamo di fare tutto quanto per bene. E volevo giocare Nero e subito dopo Nero 2 per un motivo. Voi sapete che io ho sempre pensato che più o meno siano equiparabili come valore del titolo, Nero e Bianco e Nero 2 e Bianco 2. Grazie Luca, bentornato, grazie di cuore. Esatto, ma quindi Nero e Bianco o Nero e Bianco 2? Ma l'ho appena spiegato, caro. Ho detto adesso giochiamo Nero per poi platinare Nero 2 e Bianco 2. E sono dell'idea di doverli giocare in fila uno all'altro, perché recentemente, per capire quanto ci volesse per il platinaggio di Nero 2, grazie Stermi, bentornato, grazie di cuore, ho cercato un po' di video, ho guardato un po' di roba e cazzo, sono dei giochi veramente stragonfi di roba, ragazzi, stragonfi di roba. E Nero e Bianco io non me li ricordo così gonfi come Nero e Bianco 2. Quindi partiamo da questo presupposto, facciamo la nostra canonica run e in più ho da farvi vedere una sorpresina. La intro meravigliosa ce la siamo già goduta, stupenda, ma lo sappiamo. La sorpresina che ho da... Fate lo schermo che è leggermente sputtanato. Ok. Ah sì, la sorpresina è che non ho fatto importa save file. Anzi, facciamo proprio così. Melon. Esatto, la mia sorpresa ha a che fare con il comandante. L'ho spoilerata su Instagram e poco fa in chat, ma ci tengo comunque a farvi vedere. Perché quando gioco la 5v5 non ci rifletto su che gioco sto giocando, cioè vado a memoria, così come quando gioco le hardcore Nuzlocke. Non è che mi fermo davvero a riflettere su cosa sto giocando, non, cioè vado per la sfida, tra virgolette, non vado di certo per il gioco. Per cui non... No, ho sbagliato però. Non devo entrare ancora. Il joystick che drifta, comunque incredibile. Adesso vi spiego perché Tepic. Grazie Fratta, bentornato, grazie di cuore. Adesso sono su Melon DS anziché su Desmium, perché voglio farvi vedere una specifica cosa che non vi ho fatto vedere su Art Gold e Soul Silver, così per tagliare la testa al toro e a eventuali domande possibili, sappiate che utilizzando Melon DS, volendo, se non volete giocare su DS originale, che comunque si può tranquillissimamente fare, e io torno a ripetervi, vi consiglio, io ieri il salvataggio l'ho iniziato qui sopra per prendere il Tepig, DS Lite, il più comodo dei comodi e nonché il migliore per la manipolazione dell'RNG, ma adesso ne parliamo. Ho scaricato qualche dono segreto, ho terminato gli slot disponibili, quindi dobbiamo andare a prenderli al Pokémon Center adesso appena arriviamo. Così vi faccio vedere, poi ne dobbiamo scaricare altri perché ne mancano un pochino. Sono disponibili ancora tutti quanti i doni segreti della quinta generazione. Da Melon DS non dovete nemmeno impostare niente, è tutto già preimpostato. Vedete che abbiamo preso la scheda per il Pikachu, che non ricordo che Pikachu sia, un Larvitar Shiny del VGC 12, Carrablast, Zekrom che veniva distribuito, Shelmet, Keldeo, Meloetta, Genesect, Dialga cromatico, ci sono anche Palkia e Giratina, che non, però non ho più spazio, Victini, lo Scrafty dei mondiali del 2011, ci dovrebbe essere il Metagross cromatico di Ray Rizzo, Meow del Team Rocket, e questi sono per ora i primi 12 che possiamo andare a prendere. Adesso li andiamo a ritirare, proprio inizio avventura,
No, Melon DS è gratis, ragazzi. Sarebbero stati denunciati se puoi mettere un emulatore a pagamento. So che ce ne sono alcuni tipo sul Play Store. Prima o poi verranno zuccati, credo, per questo motivo. Ma sì, ho leggermente scannato lo schermo di sotto. Aspettate. Melon... Sì, sei te. Ok. Ok, a posto. Andiamo. E vi faccio vedere, il salvataggio l'ho già iniziato, ma letteralmente l'unica cosa che ho fatto è stato prendere lo starter. Perché? Perché sarebbe stato molto difficile farlo in live, dato che era la mia primissima volta con la manipolazione dell'RNG dei giochi di quinta generazione, che non è semplicissima, non vi consiglio di partire da qui, quindi per ora è un discorso che rimanderemo a più avanti. Durante, probabilmente, spero, mi auguro, questa settimana... Ah, questa è la guida strategica ufficiale, qualora ci dovesse servire. Durante questa settimana Daniela dovrebbe pubblicare i primi tutorial per quanto riguarda il muovere i primi passi sulla manipolazione dell'RNG in Gen 4, dove è più semplice. Buonasera Azzone, come va? Io oggi sono di scorta al lavoro. Ovvero se un collega che guida chiede un permesso o si ammala io lo sostituisco, quindi posso vedere la live fino a quando non mi chiamano a 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, io a 69, il mio numero preferito è... Va bene Daniel, grazie Ale, benvenuto, grazie di cuore, primo mese, e grazie a Neikos, bentornato, secondo mese, grazie di cuore. Allora, vi dicevo, non vi consiglio di partire dalla quinta, vi faccio vedere giusto perché io l'ho voluto fare in vista del platinaggio. Abbiamo il nostro porco Shiny, che se ho schedina di Black and White 2 come faccio a riscattare i vecchi doni segreti? Ti serve una... devi farti da hotspot con un cellulare Android o con un dispositivo Android. Grazie Raki, bentornato, bentornata, grazie di cuore. Perché purtroppo se avete l'iPhones non si può fare. Perché le nuove connessioni Wi-Fi hanno delle protezioni che è complicato andare a levare e non si può connettere i giochi di quarta e quinta gen al DNS fittizio. Grazie Hippophil, benvenuto primo mese, grazie di cuore. Se invece hai un cellulare o... un altro dispositivo. Beh, bentornato di nuovo. Ah, forse con quelli di quinta si può fare, con quelli di quarta che non si può fare. Hai ragione, basta cambiare il DNS. Allora, c'è un tutorial di Mad Phoenix. Se cerchi su YouTube doni segreti nel 2022 o quando cazzo l'ha fatto, lo trovi e ti spiega tutto passo per passo. No, allora, nero e bianco non li platiniamo. Nero e bianco 2 col cazzo che si fa facile, ci vorrà, secondo me, tanto... Oddio, dipende, eh? Dipende, perché il grosso del platinaggio di Art Gold e Soul Silver è stata la Torre Lotta. Qua il Metro Lotta, secondo me... Adesso non vorrei rimangiarmi queste parole, ma secondo me... cosa c'è? Il Pokémon World Tournament? Pokémon World Tournament e il Metro Lotta. Secondo me li facciamo più in ciabatte della torre. La torre è bastarda. Magari mi pentirò di queste parole. Comunque, insomma... Per fare manipolazione dell'RNG invece sui giochi di quinta generazione c'è bisogno prima di fare una piccola calibrazione della console e poi in realtà si va abbastanza agevolmente. I tutorial di Aima Blissi che abbiamo menzionato 100 volte, che tanti di voi magari avranno già spizzato da quando ne parliamo su questo canale, ahimè fanno veramente cagare, cioè sono immondizia quelli sulla quinta generazione, si dimentica sempre un sacco di cose fondamentali che dovrete dedurre voi a mente. E Dio grazie avevo dell'esperienza con i programmi della manipolazione dell'RNG, altrimenti non sarei mai riuscito, perché è l'unica fonte su YouTube praticamente a trattare queste cose, ma è tutto fuorché un grande insegnante. È molto bravo sicuramente a fare quello che fa, lui lo sa fare perfettamente, ma a spiegare le cose secondo me è un cane, veramente dimentica troppe cose, quindi ci ho messo l'ira di Dio e non vi consiglio di farlo se non avete già dimestichezza con la manipolazione dell'RNG. Comunque fatto sta che dunque io ho il salvataggio di cui conosco ID allenatore e ID segreto allenatore, che servono per fare qualunque tipo di manipolazione. In qualunque momento, se volessimo catturare un determinato Pokémon Shiny, potremmo decidere in comune
una cosa tipo, ok, no, questo lo prendiamo shiny, manipoliamolo, facciamolo. Anche se questa è la generazione che tra l'altro introduce per prima gli shiny lock. Sì, è vero, il Dex lo potremmo fare abbastanza tranquillo, avendo i 493 delle prime 4 già su HGSS. Dicevo, questa è la generazione che introduce gli shiny lock, perché, ahimè, il Victini dell'Isola Libertà, Reshiram e Zekrom non possono essere catturati shiny, né mediante soft reset, né tramite abuso dell'RNG, solo cittando. Se non cittate, e quindi con un codice andate a rimuovere lo shiny lock, non c'è nessun metodo che non utilizzi, quindi hardware esterno, per poter ottenere legalmente il Reshiram dorato e lo Zekrom sbiadito. Ahimè, sarebbero piaciuti davvero, onestamente. Purtroppo, ciccia, cazzi, niente, non si può fare. No, non è per dirvi di cittare, ma... Non lo so, ragazzi, non lo so il perché di questa scelta. Fatto sta che così è e dobbiamo attaccarci alla cosiddetta minchia, purtroppo. Giochiamo con velocità 3 e stile di lotta. Fisso. Ho provato a fare la scheda dell'antico su Black and White, mi sono fermato al grado argento. Io non penso di provare... Oddio. Vabbè, dai, lo faccio. Allora, io voglio fare il 100% su Nero e Bianco 2. Voglio fare le medagliette su Nero e Bianco 2. Se dovessimo renderci conto che farla anche su Nero e Bianco non sarebbe così tanto un impedimento, allora lo facciamo anche qui. Per l'intramondo come farai? Non lo so, devo ancora... Non mi sono voluto spoilerare troppo. Ho deciso che andremo di problem solving man mano che andiamo avanti. Cioè, lo giochiamo e quando ci si para davanti un cazzo, vediamo come fare per togliercelo dal culo. Spero vi sia piaciuta questa metafora. E adesso andiamo avanti con le nostre avventure araliche. Oh, joystick di merda. No, scherzo, non darò soprannomi. Sapete che nelle rande... Bella azione nazionale pro player. Chi più ne ha più ne metta. Grazie. Ho solo una semplicissima domanda da porti. Sì. Ci sarà la lore della Nuzlocke che hai fatto tempo fa, anche se questa non è una Nuzlocke? No, beh, vediamo, non ho pensato una squadra io. Cioè, non ho idea di una squadra, so solo che, ecco, visto che prima mi chiedevate perché Tepig, grazie Daniel. Axo, una volta per sbaglio ho detto solver problem. Non ho capito. Ah, solver problem, non si era capito bene dall'audio. Che cazzo stavo dicendo? Ah, che non ho pensato una squadra, ho preso Tepig per un semplicissimo motivo. Sebbene io sia molto più affezionato e legato a Snivy, come vi dicevo, nonché è quello che mi piace di più e che ancora non abbiamo avuto il piacere di utilizzare, tra l'altro, sul canale, in nessuna delle nostre sfide, volendo manipolarli shiny, vi faccio vedere Mboar. Perché forse non tutti ce l'hanno in mente. Spacca, ragazzi, con le fiamme blu. Spacca tantissimo con le fiamme blu.
Fire Art, spero niente di grave, mi dispiace. Qual è il tuo Pokémon preferito di quinta gen? Oh, non lo so, sai, cambio sempre, ce ne sono diversi. Mi piace molto Chandelure, mi piace molto Crocodile, mi piace molto Volcarona, mi piace anche Reshiram, tutto sommato, mi piace Haxorus, mi piace Archeops, ma ce ne sono tanti che mi piacciono. Non c'è un cazzo da fare comunque, non sia mai pubblicassero Platino con la grafica di nero e bianco per davvero. Io non ce la faccio, sapete che appunto vengo freschissimo dal platinaggio di Heart Gold e Soul Silver, per me questo è peak Pokémon a livello estetico, per me, per quanto, oh, sono i miei giochi preferiti Heart Gold e Soul Silver, io li adoro, sono super di parte, eccetera 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 eccetera. Però per me il picco è cioè, tra l'altro è capitato a caso che iniziamo con la stagione autunno, quindi con l'effetto con le foglie che passano per tutto il percorso 1 e qua siamo su DS. Eh sì sì, lo so che stanno facendo la... per questo dicevo non sia mai uscisse davvero prima o poi. Perché porca puttana, sono 100 anni che stanno sviluppando sta ROM di Platino con la grafica di nero e bianco. Ed è meraviglioso, è incredibile. Perché con tutto il bene che voglio ai giochi di quarta generazione e in particolare ad HGSS, questi sono più maturi, secondo me, in tutto. Anche gli stessi dialoghi di testo dei personaggi mi piace molto come... abbiano il fumetto in base a dove si trovano e da dove ti stanno parlando. Ci sono diversi effetti, tra l'altro, che variano anche per quanto riguarda il testo e i dialoghi. Sono molto vivi in questo senso anche i personaggi quando parlano. Ci sono molte animazioni dell'overworld. Mi piacciono molto i modelli, perché questa, attenzione, questo è un ibrido di pixel art. Lo dicevo, non mi ricordo in live con chi, che chiamare i giochi di quarta e quinta generazione, quindi giochi dell'era DS, pixel art, in realtà è improprio. Non è pixel art. Penso che il termine più corretto sia un ibrido, perché in realtà la maggior parte delle mappe, degli oggetti, degli elementi degli elementi della mappa, quindi tipo gli edifici, il cartello, gli alberi e i cazzi vari, non sono una pixel art piatta, sono oggetti in 3D, la mappa è in 3D, ma ci sono determinate cose, come per esempio gli NPC e il nostro personaggio, eccetera, 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 che invece sono ancora delle pixel art, esattamente come era nei giochi. Vedete infatti come si vede che è completamente piatto. Il fatto che il nostro personaggio e gli altri personaggi siano piatti in un mondo in 3D ma con delle texture fatte comunque abbastanza pixellose, cioè comunque i pixel sono molto a vista, vedete che gli elementi 2D si fondono molto bene col tipo, questi fiori sono chiaramente assolutamente 2D, vedete che si fondono molto bene tra di loro, ma la casa non è una pixel art, la casa è, se noi utilizzassimo un trucco per cambiare la prospettiva della telecamera, vi accorgereste che effettivamente, cioè, è un mondo 3D quello in cui ci muoviamo, non è pixel art al 100%. E comunque il succo è, secondo me, qui viene masterata questa tecnica. È proprio un'esperienza seamless, molto, 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 molto... ben riuscita e armoniosa esteticamente. Anche e soprattutto le famose lotte, che sono state abbastanza divisive, poi perché per alcuni questi sprite 2D, che in realtà anche in questo caso sono tipo, sapete come funzionano queste animazioni? Non sono delle GIF, perché sarebbero pesate troppo le GIF all'interno del gioco. Sono diversi layer 2D sovrapposti che formano lo sprite che si muove, una roba assurda. Ora, perdonatemi, non essendo un programmatore e non l'ho detta a parole probabilmente molto brutte. Il succo è che è
è tutta una serie di artifici e compromessi, perché ci troviamo su Nintendo DS. Sì, la squadra assieme, sono curioso. Perché Tepig è giallo? Perché è shiny. È stata la primissima cosa che ho fatto quando ho iniziato questa run, manipolare l'RNG per ottenere Tepig, tra l'altro, che dovrebbe essere di natura più attacco meno difesa, quindi non no, più velocità meno difesa, non granché, però questo c'era disponibile tra i vari shiny possibili in tempi ragionevoli e con delle IV, se non sbaglio, non terrificanti. Ci avevo speso già tantissimo tempo, ho detto amen, prendiamo lui e vaffanculo. Allora, va da sé che, essendo questo nero e bianco, ho riscattato un sondaggio con i punti canale, non l'ho visto. No, il team adesso infatti ne parliamo. Allora, aspetta, fammi vedere. Suggerisci un sondaggio. Ah, e ho perso anche un saluto personalizzato da Ruba Aragoste. Tocca salutare imitando da Drake, buttando nel mezzo il Federic Shop e insultando Pardo. Madonna. Ciao Rubaragoste! Io sono da Drake, schiavo sottopagato del Federic Store. Odio Francesco Pardini. Una sega di merda, non vince veramente mai e non vincerà probabilmente nessun mondiale. Mi hai fatto fare un mappazzone incredibile, spero ti sia piaciuto. Matti, se arriva a Rafan entro me... no, non è una speedrun, no, non te lo posso... Non te lo posso far fare questo sondaggio perché non speedrunnerò. Non speedrunnerò, quindi no, che non arriviamo da Rafan. Lo giochiamo in realtà probabilmente con abbastanza calma, cercando di fare tutto quello che c'è possibile fare. Ma capito che sarebbe una bet fine a se stessa, perché non ho interessi ad arrivare in qualche punto specifico entro un dato lasso di tempo. Dicevo, va da sé che qualunque sia la nostra squadra, cioè qualunque debba essere, qualunque sarà la nostra squadra, noi i Pokémon di Unima non ce li abbiamo e in questo gioco potremo catturare, tra l'altro, solo Pokémon di Unima. Quindi sul percorso 1 abbiamo Lillipup e Patrat, e allora ci conviene prenderli assolutamente subito ambedue. Francesco Pardini o la Lazio, entrambi non vincono mai niente. Non è vero, purtroppo la Lazio non è vero che non vince mai niente. Swain, ma sei tu o è una copia, è uno finto? Ciao, bellissimo, come va? Grazie mille, grazie davvero, grazie di cuore. La squadra la vuoi fare bella bilanciata o iper tamarra con Pokémon fighi che menino duro? Non lo so, sai. Non te lo so dire, onestamente. Perché bianco e nero 2 li facciamo dopo. Ho detto, preferisco avere... Siccome non ce l'ho un salvataggio pulito di nero e bianco, tutto legit, tutto fatto per bene, dove ho preso tutti gli strumenti, dove ho catturato tutti i Pokémon, ho detto, ok, fammi fare prima un save pulito di nero e bianco. Li giochiamo e poi iniziamo il platinaggio duro, secco, sudato di nero e bianco 2. È che nero e bianco 2 si può effettivamente... Cioè, nero e bianco 2 è la cosa più vicina al platino coi trofei di Sony. Cioè, letteralmente il... Porco di Diaz. È veramente la cosa più vicina del mondo, perché nero e bianco 2 ha un sistema di medagliette con dei trofei, quindi che ti vengono riconosciuti proprio come per quanto riguarda Sony, e per avere il 100% del gioco devi fare tutti quei cazzo di trofei. Grazie agli onesti, bentornato quarto mese, o bentornata, non ricordo, perdonami, grazie di cuore. Voglio catturare un Patrat perché ci serve il Pokédex completo. Ieri abbiamo fatto Art Gold, ragazzi, se vi interessa trovate il VOD adesso su Twitch, se no probabilmente domani lo metto su AxoPlays su YouTube, il VOD dove abbiamo messo la nostra quinta stella sulla scheda allenatore di Pokémon Art Gold e Soul Silver, finalmente. Perdonami ai onesti. Avevo visto cosa... Valutazione Pokémon Hydreigon. Allora, Hydreigon nella mia vita ha fatto
ha fatto mi piace tantissimo, è troppo tamarro, mi piace di nuovo tantissimo, adesso mi piace di nuovo tantissimo. Sì, Tepig Shiny è stato manipolato. Ok, non so perché io mi sia curato dato che adesso arriverò al centro Pokémon. Ah, perché c'è... Non mi ricordo mai. Sì, N. N. È a 420? Mi pare che sia 420 N, sì, ok. Ah, appena esci dal centro... Perfetto, ok. Appena esco dal centro Pokémon, va bene. Allora, killo sto Lillipup così mi faccio il livello 7, dato che qui ancora non davano. Poi tranquilli che velocizzeremo. È solo che adesso sono momentaneamente su Melon perché, vi ricordo, dobbiamo prendere tutti i cazzo di doni segreti che su Desmume non si può fare. Quindi prendiamo su Melon tutti i doni segreti, poi ci spostiamo su Desmume e possiamo velocizzare. Intanto io torno a dire che le foglie che passano in mezzo allo schermo sono... Mi dispiace star giocando di notte perché, ahimè, la palette di gioco viene completamente scurita e anche un po' smunta. Di giorno questi sono giochi meravigliosi, veramente meravigliosi. E vedete comunque che il salto... Ecco, una cosa che apprezzo tanto è che nonostante siano sulla stessa console della quarta generazione, perché DS, DS Lite, DSi non cambia un assoluto cazzo, girano bene su tutte le generazioni di Nintendo DS questi, si vede il salto generazionale. Ma tanto! Io... Allora, fatemi pensare. Altre generazioni uscite sulla stessa console sono solo la 6 e la 7. Forse si vede di più qui che non tra la 6 e la 7, il salto generazionale. Forse si vede più tra la 4 e la 5. No, Emolga non pensa di usarlo. Axo, più passano i giorni, più somiglia a Kaede Rukawa. Sono lusingato, un personaggio che mi piace molto. Ah, la 8 e la 9 su Switch. Vabbè, stendiamo un velo penoso. Nemmeno pietoso, proprio penoso, di peni. Stendiamo un velo di peni sul passaggio grafico dalla 8 alla 9. Beh, lì si vede il salto generazionale. Così. Giusto, forse nei modelli dei Pokémon Scarlatto e Violetto sono graficamente migliori di Spada e Scudo. Per il resto io temo che il passaggio all'open world abbia penalizzato il tutto. No, team in mente no. Tra l'altro la cosa che mi lascia perplesso è, in realtà io essendo OCD mi dà fastidio l'idea di avere Tepig Shiny, quindi Emboar Shiny, gli altri normali, però mi dà anche fastidio l'idea di averli tutti Shiny in una run normale, quindi non voglio manipolare tutta la squadra. Mi sono cacciato in un problema che non si può risolvere, lo so, però adesso ci pensiamo. Sicuramente, uno ve lo dico, non lo gioco dal mio primissimo playthrough su Nero e Bianco, che presi, quindi l'ho preso in squadra nel 2011. Io vorrei Electros. Vorrei Electros. Adesso vi dico, la mia prima squadra su Nero e Bianco fu Serperior, Crocodile, Electros, Dradigon, tipo acqua. Chi cazzo c'è di tipo acqua, ragazzi? Caracosta, Jellicent, Seismitoad,
No, non usai Excadrill. No, non presi Zubat. Ecco, non ricordo infatti con chi volavo. No, non presi Swan, non presi Simipur. Porca puttana, no, no, non era Basculin. No, Breviari no, perché avevo Pokémon nero e c'era Mandibuzz, che però mi faceva cagare. Dradigon non vola, vero? No, non usai Sigilyph. Probabilmente usai, ahimè, Unfezant. Perché Dradigon non mi pare che voli. Porca puttana, non mi ricordo proprio, amici. No, non usai Golurk. Non me lo ricordo, zero. È Archeops. Ho questo ricordo chiarissimo. Nel mio salvataggio di Pokémon Nero io volevo Archeops, ma sbagliai a cliccare e presi Tirtouga. E rimasi malissimo. Stavo valutando di ricominciare il gioco perché volevo prendere Archeops. No, non ce l'ho più quel save, purtroppo. Sono un coglionazzo. Io li ricominciavo i giochi da bimbo. Sono un babbeazzo maledetto e non ce li ho più. Comunque, ritiriamo i doni segreti, così vi faccio vedere come scaricare gli altri su Melon DS e così possiamo passare al Desmume e velocizzare. Quanto spazio ho ancora in squadra? Esatto. Allora, vediamo cosa ci ha dato. Ah, ho capito. Questo è al 100. Estate 2012, evento Pokémon. Ok, è Pikachu con elettropalla. Con tuono locomovolt lacerboso, attacco rapido. Un Larvitar Shiny a livello 5, di natura decisa. A proposito della squadra, ti chiedevo appunto perché avrei una call per un team bilanciato ma che può comunque menare e farti andare in semicebatte. Emboar, Crocodile, Sigilyph, Caracosta, Electros. E per completare il tutto ti pigli un bel Axorus. Ha anche il tuo nome nel suo. O un Axelgore bello esotico, mega veloce e iperforte. Axelgore è esoticissimo. È un bel team, penso di farmi ispirare onestamente. Penso di farmi ispirare. No, comunque questo, ragazzi, non lo uso semplicemente perché in nero e bianco sapete che il Dex è quello solo regionale. E questo Larvitar non fa parte del Dex regionale di Unima. Quindi non penso di andare a utilizzarlo. Questo Carrablast estate 2011. Chissà perché l'hanno distribuiti. Ok, Paradis. La fessa di tacchino? O forse intendevi la fessa? Vabbè, fatemeli depositare nel dubbio. No, comunque non platinerei mai senza velocizzo. Non ho, ma lo dico tranquillamente, non ho pazienza a sufficienza. Creiamo subito il box evento. Ehi. Ah, devo fare così, ok. Perché ti chiami Axo? No, non è da Axorus, bensì da Maxoshi. Ero uno Stan, un bimbo minchia. Come lo fisso il tuo messaggio, Frarf? Lo vorrei fissare? Non so se posso farlo da qui, da... In caso chieda un mod se può fissare il messaggio di Frarf. Così, perché voglio vedere anch'io. Allora... Per ottenere le 5 stelle, sconfiggere Gechis e il Team Plasma, completare il Pokédex nazionale, senza i misteriosi, ma vabbè, ce li abbiamo, collezionare i 100 gadget del porco Diaz. No. No.
ottenere i 33 passapoteri dell'intramondo, sconfiggere Andy e Thorn nei treni super singolo e super doppio del Metrolotta. Zio bomba! Porca puttanias! È brutta. Sono facili i gadget, l'ho fatto senza velocizzo. Ok, io non li ho mai fatti, se mi dite che sono fattibili vi credo. Fatemi vedere sti altri Pokémon evento che abbiamo preso, visto che abbiamo preso lo Zekrom che dovrebbe essere a livello 100, esatto. Luce, Siluro, Incrotuono, Nube, Ultra... Ma cosa c'ha di strano sto Zekrom che l'hanno distribuito? Primavera 2012, dono Wi-Fi. Natura neutra. Che cazzo ha di strano? Nube che non impara normalmente? Non lo so. Shelmet. No, Luce Siluro la impara normalmente a livello... Non mi ricordo se... Beh, a livello molto tipo al 90. La impara a livello molto alto, ma la impara. Beh, buono comunque Zekrom, perché normalmente avremmo dovuto giocare bianco. Grazie Lored, ma benvenuto, grazie di cuore. Era del film, ok. Shelmet non ha niente di speciale, esattamente come Carrablast, credo. Abbiamo Keldeo, che è di natura allegra. Ok. Con un PP max. Ah, beh, guardiamo gli strumenti, effettivamente. Ma ha pochissimo attacco. Con Justified. Ah, è vero, bianco dovrei giocarlo per Tundurus, zio Peras. Cosa ne pensi dei film della quarta e quinta gen Pokémon? Ne ho visti pochi io. Ah, non li ho depositati, che coglione. Ne ho visti pochi, ho visto Giratina il guerriero dei cieli, Arceus il gioiello della vita, quello di Darkrai che non ricordo come si chiami. E basta, credo, a dire il vero. Non penso di averne visti altri della quarta e quinta gen. Forse ho visto il primo film di Nero e Bianco, ma non lo ricordo proprio per niente. Allora, Genesect. Chandelure, credo Chandelure, Pokémon preferito quinta gen, filo. Ci ho riflettuto un attimo prima. Però ce ne sono diversi che mi piacciono. Ma guarda, in realtà i Pokémon evento non si possono utilizzare se li prendi adesso, perché non ti obbediscono. Quindi, cioè, sì, in realtà è chiaro che comunque non ti ammazzano mai, quindi prima o poi colpiscono e allora va bene. Però non ti ascoltano, quindi è veramente frustrante utilizzarli. Chiaramente noi adesso li ficchiamo nel box e vaffanculo. Meloetta primavera 2013 addirittura. Proviene dal luogo grazioso. E ha un PP max, godo pure. Genesect, ok. Al 15? What? Sì, Colax, sono all'inizio. Grazie Lored, non ti ho mai trovato in giro su YouTube. Se dovessi capitarmi, darò un occhio. Zio Alga, che viene distribuito Shiny, ma il nostro è più bello perché ce lo siamo manipolato di natura modesta. 31 EV in attacco speciale. Già ce l'abbiamo su Art Gold, quindi il nostro Dialgone Shiny. E basta, ok. Emboar, Crassol, Sigilyph, Jellicent, Vanillax, Ferrothorn, Excadrill. Ma sai che Ferrothorn è interessantemente esotico. Allora, io inizierei a dare anche un po' di ordine a questi
questi doni segreti, tipo. Mettiamo i misteriosi più Zekrom e poi qui mettiamo Shelmet e Karrablast e lì poi ci ficchiamo l'altro dialogo, quello che è. Se vuoi già puoi fare l'evento di Meloetta, quando arriva ad Austropoli, ancora sono letteralmente a 4:20. Ah, Victini, certo. No, panino al salame, fermo. Ah, è il miau del Team Rocket. Ok, certo. Scrafty è quello dei mondiali. Miau del Team Rocket. E qual era l'altro? Ah, Victini. Mi chiedo, si potrà scaricare il Liberty Ticket? Immagino. Allora, lui c'ha un bijou fuoco e al 50 c'ha generatore V, incrofiamma, incrotuono. Oh, questo è quello evento con incrofiamma e incrotuono? Figo in culo. Figo in culo. Lui è Scrafty, audace con Moxie, con avanzi. E questi me li inculo volentieri invece. Fire Punch, rivincita, assorbipugno, sostituto. Ok, è letteralmente il classico set. Grazie Begon Shaf, benvenuto primo mese, grazie di cuore. Worlds 2011. Di chi è? È quello di Rai Rizzo? Possibile? Non mi ricordo se fosse nel team di Rai Rizzo Scrafty nel 2011. Penso di sì. Mi sa che ha addirittura le IV buone. Mi sa che ha addirittura le team, cioè le IV buone. Ok, figo. E chissà miau del Team Rocket però allora. Raccolta con palla fumo. Ah, sfuriate canto congiura ship. Forse canto una mossa evento. Rocket. Bello la O Rocket però, ragazzi. Ciao Ender. Mi sono assentato dalle live perché dovevo dare un esame. Ho iniziato un randomizer Nuzlocke su Nero 2. Ho goduto troppo quando ho trovato Rayquaza. Non mi ricordo chi ha trovato Rayquaza recentemente. Forse qualcuno nella 5. Pocketonks forse nella 5v5 ha trovato Rayquaza. Figo. Ok, e adesso vi faccio vedere. Siccome li abbiamo ritirati tutti quanti e 12, si salva il gioco. E si torna al main menu. No, la 5v5 esce a maggio. Però la stiamo registrando. Ah, certo. Ok. Si va nel menu principale. Cioè, si torna al menu principale. Si va nel doni segreti. E ovviamente dobbiamo buttare le schede segrete in eccesso perché se ne possono storare fino a 12. Noi questi 12 li abbiamo già raccolti tutti e allora dobbiamo buttare le schede segrete di più. Chi saranno mai le due new entry? Le abbiamo già spoilerate a dire il vero. Guarda Tricordur, io ti consiglio di giocarli con la possibilità di velocizzare se li droppi a metà, perché velocizzando pesano molto 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 meno ed è molto più difficile secondo me dropparli.
Ok, abbiamo finito di buttare le schede segrete e adesso possiamo fare ricevi dono via Nintendo Wi-Fi Connection e lui cercherà autonomamente dei doni da scaricare. Ovviamente non so perché, ma purtroppo a volte ritrova sempre lo stesso dono, quindi avete visto che adesso lui aveva trovato Carrablast, ma noi già l'abbiamo riscattato, quindi dobbiamo aspettare che ne trovi uno nuovo. A passo sicuro verso la vittoria. Questo dovrebbe essere nuovo. Che cos'è? Oh! Questo è il Metagross di Rairizzo. Questo è il Metagross di Rairizzo. Godo. E adesso si torna su dono segreto. Si rifà ricevi dono via Nintendo Wi-Fi. Benvenuto XV.org. Grazie di cuore. Mua, primo mese. No, li scarica da internet, ragazzi, i doni segreti. Mi fai un fifu fifu, certo. Anche se ci è appena ricapitato lo stesso dono, fanculo. Farò un world record in tranquillità mentre cerco un dono segreto nuovo. Contate. No, mi sono fermato come un pirla. Quanto ho fatto? No, esatto, Tonks. Quanto ho fatto? 31? Sui 30 secondi. Merda, mi sa che non è world record. Mi sa che l'avevo fatto più alto. 31 secondi. Orca puttana, mi sa che l'avevo fatto più alto. No, devo ancora cominciare. No, 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 no. Però domani esce su Axo Plays il 5 stelle di Art Gold. Momento leggendario. No, era a secondi, non a numero di fifu fifu. Solo tu partecipi a sto world record. Ho capito, però mi impegno. Sì, certo che è Tonks, quello vero. Masturb? Presidente Masturb? Agodendo? Anche se non si scaricano. Ma non l'ha registrato, ai onesti. Se esiste un altro al mondo che ha fatto un fifu più lungo, lo provasse. Lo deve provare se qualcuno ha fatto un fifu fifu più lungo. Dicevo, non dovrebbero scaricarsi i cani shiny per catturare Zoroark nella roulotte. Se sei comodo il messaggio fissato in alto puoi metterlo come comando, tipo... Ma è già fissato. Ah, ma... Adesso ci penso comunque. Non lo so quanti doni segreti ci sono. Questo l'avevo già ricevuto a quanto pare. Ce li ho sulla quarta gen, però mi sembra strano perché il pocket trasferitore dalla quarta gen è solo post-game, giusto?
Sì, è nel post game il trasferitore, perché io i cani ce li ho, i cani Shine in Gen 4. Sì, quello Zorark e quello con Snarl, è lo Zorark distribuito con Urlo Rabbia. Figa, ma dammi Palkia che ce l'ho già di Alga. E allora l'evento di Zoroark è solo post-game, scusatemi, mi sembra impossibile. Cosa? Esiste un trasferitore che ti permette di trasferire subito Celebi e i tre cani. Dove si fa, ragazzi? Dovete usare Melon DS, ragazzi, come emulatore per i doni segreti, altrimenti lo fate da Nintendo DS cercando il tutorial per connettervi al DNS alternativo. No, Arctic, non credo, penso. Io l'ho fatto tante volte su tanti giochi, mi sembra di avere sempre trovato tutti i doni tranquillamente, non in diversi giorni. Oddio, poi magari mi sbaglio, eh. Comunque non si può fare, non puoi trasferirli prima del post-game. E allora fanculo. Ah, lo sblocchi ad Austropoli da uno scienziato con delle parole chiave specifiche. Minchia, ci sono un sacco di informazioni contrastanti. Però va bene, questo è quello che intendo con problem solving. Ah, però se più persone mi dicono che hanno sentito anche loro la tesi di Arctic, adesso anche Buddino dice effettivamente. Beh, però tipo Darkrai ancora non l'avevo trovato, ragazzi. No, non serve il post game, Gab. Basta che apri Melon e dovrebbe essere già impostato di suo. Se non ce l'hai, verifica di avere l'ultima versione di Melon. Beh, sicuramente ne abbiamo ancora, perché ci mancano Palkia e Giratina Shiny, che sono stati distribuiti assieme a Dialga. Quindi non so se magari è proprio soltanto a culo, vediamo, perché stiamo continuando a trovare gli stessi, però teoricamente ci sono. Oh, Liberty Ticket, sborra! Valutazione Pokémon Darmanitan, ignorantissimo, mascolinissimo, scimmiosissimo, pelosissimo, bello, cattivo, figo. Più che facciamo problem making, più che problem solving, vero, factos. E questo si gode, ragazzi, perché significa che andiamo all'Isola Libertà a fare l'evento. Tra l'altro impossibile giocare Pokémon bianco su questo canale. Continuo a usare solo sempre nero. E non mi piace bianco, che cazzo vi devo dire. Cioè non è Zekrom, è che non mi piace la grafica del gioco, che è tutto in modalità chiara. Invece cazzo, così comodo, moderno, Pokémon nero con la modalità scura, figo. Una cosa che mi stavo chiedendo, chissà se si può ancora ottenere senza scaricarli cittando, sono gli sfondi del Sea Gear. Perché so che da Project Pokémon sono stati archiviati e sono scaricabili, e con PKX si possono inserire. Esiste un modo legittimo per ottenere gli sfondi del Sea Gear? No, su emulatore, Simo. Sono curiosità, ma adesso Federic non mi invita più nelle fiere. Comunque, se vi invita, lo fa la Games Week. No, no, in realtà Fede ci invita molto spesso. Tipo all'Umbria con siamo andati con Fede. Partecipare al torneo del 2011. Va bene, Luke, grazie. Qualcosa che io posso ripetere adesso? Cosa ci manca? Ci mancano Sinno e forse gli altri li abbiamo presi.
che poi oggi, tra l'altro, mi usciva come dono Reshiram, ma mi diceva che l'ho già preso, quando in realtà io ho preso solo Zekrom. Perché mi diceva che ho preso Reshiram? Non l'ho giocato Palworld, ragazzi, quindi non... Interessante sicuramente, però non avendolo, cioè come fenomeno, non avendolo giocato non vi so dire troppo di più. Sì, esatto, domani esce il video che doveva uscire settimana scorsa. È stato molto 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 lungo da realizzare, perché sono 16 minuti contro i soliti 8. Mi sono permesso a sto punto di metterci un pochino più di cura nel montaggio e nella creazione di assets grafici dedicati al video. Ma io che il Deo l'avevo già preso, perché me ne ha fatto prendere un altro? Come cazzo? Ah, grazie. Grazie, Dan. Allora ho sculato che ho preso Reshiram. Cioè, ho sculato che ho preso Zekrom. Che mi è arrivato per primo, ho detto sì, dai, dammelo. Grazie mille. Sculato duro. Ah, ci sono un Keldeo livello 15 e uno livello 50. Ok, minchia, ne sapete un botto, ragazzi. Grazie. Oh, Giratina, sborra. Vedete che allora dobbiamo solo sculare anche Palkia, li abbiamo fatti tutti, credo. Buono. Ma quanto cazzo è bello. Ce l'abbiamo già anche questo, eh. Preso su platino, manipolato, natura decisa, 31 IV in attacco. Flexino, però è un Giratina in più. Per quanto riguarda gli sfondi, penso che l'unica sia PKX. Peccato. Ti manca solo Palkia, hai fatto tutti. Ok, buono. Non lo so se c'è la grigiosfera. C'è ancora il vincolo di YouTube che ti permette di monetizzare un video solo se la durata è superiore a 10 minuti oppure si basa su altri... No, allora funziona così. Se il video dura più di 8 minuti puoi inserire i midroll, che sono quindi gli annunci in mezzo al video. Se invece il video dura meno di 8 minuti, la pubblicità va soltanto all'inizio e alla fine. Quindi va da sé che chiaramente da un video più lungo di... Ah, mi mancava anche l'8 a Vancouver. Smeargle, che avrà Dark Void. Dicevo, va da sé che un video più lungo di 8 minuti tendenzialmente genera più entrate perché ha più annunci. Cosa intendi manipolato? Intendi editato e reso legale? No, Colac, letteralmente manipolazione dell'RNG, che quindi significa senza l'utilizzo di niente, cioè né PKX, né Action Replay, nulla, solo Nintendo DS, schedina di gioco e un timer. Tramite un timer e dei programmi del PC che ti dicono a che esatto secondo e in che esatta data del DS, a che frame di gioco si trova lo Shiny, beccando tempismi perfetti al millisecondo, è possibile, tra virgolette, aggirare l'RNG del gioco per ottenere in maniera completamente legale qualunque cazzo di Pokémon si voglia. Si possono ottenere con i V perfetti, con natura a scelta, Shiny o non Shiny, si può fare tutto con la manipolazione dell'RNG. Oh, Palkia, godo. Lista completa dei Pokémon da dono segreto penso si trovi su Project Pokémon. Dovremmo avere finito a questo punto. Dovremmo avere finito. Fatemi dare due botte per sicurezza, ma dovremmo avere finito. Io non posso aiutarti purtroppo, Ender. Perché non è proprio... Come dire... È un attimo fuori dallo schema legale delle cose.
diciamo, San Diego l'abbiamo scaricato. Era uscito di nuovo Giratina Cromatico, tra l'altro. Sì, l'altro che è il Deo l'abbiamo preso. Liberty Ticket preso. Mi sa che abbiamo preso tutto, eh? Secondo te, se ho scaricato i doni su un salvataggio, potrei scaricarli un'altra volta su un salvataggio nuovo? Sì. Sì, fatto mille volte. Non sono locati, relegati alla schedina, ma al salvataggio. Ok, preso tutto, andiamo a prenderli. Ah, io ragazzi ce le ho più che abbondantemente le schedine di gioco, vi direi. Te, guarda, ce l'ho proprio qui a portata di mano. Tepig ieri l'ho preso da qui. E voi direte, su cosa stai giocando? Senza scarpe da corsa, ragazzi, io mi spacco. Allora, sposta Pokémon. Minchia, abbiamo fatto un box di Pokémon evento comunque, alla faccia del cazzo. Fai così, qua ci mettiamo l'altro Keldeo che ci andrà. Mettiamo i Pokémon... Metagross, fammelo vedere perché sono curioso. Lamberry decisa al 45. Perché al 45? Ah, per dargli gli EVS probabilmente, per farlo arrivare al 50 già evsato, secondo me è questo il motivo. Terremoto, cazzata Zen, Protect, Meteor Pugno. Da VGC. Del 2011, credo. Deoxys, natura allegra con Life Orb. Ragazzi, che vi devo dire? Zoroacre con Snarl, come vi dicevo, senza però alcuno... Poi facciamo una cernita degli strumenti tra un attimo, eh? Vabbè, Ferrino è più... Cioè, questo Metagross bello, avrà anche vinto il mondiale. Però il fiocco per aver battuto Palmer a lotta 49 non credo ce l'abbia. No, platiniamo nero-bianco 2. Per ora partiamo da nero e bianco per avere la base poi. Cioè, partiamo da nero e bianco semplicemente per avere un gioco di Unima a cui appoggiarci anche. E anche perché, quello è il sequel, mi sembra brutto fare direttamente nero e bianco 2. Allora, Mewtwo roccia direi livello 70, primavera 2012, natura neutra, psicobotta, palla ombra, forza sfera, energisfera. Carino. Darkrai, sempre con la bacca enigma. Natura allegra, bella merda fumante, vuoto tetro, funesto vento, finta incubo. E Keldeo, natura neutra, con un altro PP Max. Questo è masturbing per quando dovremo buildare i team. I PP Max sono masturbing, signori. Hai sentito la notizia che Ash potrebbe tornare nell'anime? Ma non era morto. No, scherzo, lo so che non è morto. No, non avevo sentito. Quindi spostiamo Mewtwo. Spostiamo l'uomo scuro. E spostiamo Keldeo. Girlitina. Smergles. E Palkia, abbiamo finito. Corretto? No, ma io non ce li ho citati i cani. Ce li ho legit i cani shiny.
ce li ho scaricati dagli eventi, dai doni segreti di Heart Gold e Soul Silver. Cioè io ho i cani legit esattamente che servono per fare questa roba. Ma lo so, l'ora delle 100 vittorie sono state anche... Cioè, se ci ho messo un anno è stato per le 100 vittorie alla Torre Lotta, perché il Pokédex è una questione di pazienza. Le 100 lotte anche, ma ci vuole più pazienza che per il Pokédex. Quindi... Ma che bello. No, non ha la grigiosfera comunque. Ah, perché tanto te la dà il trio scuro la grigiosfera in nero e bianco. Avete in mente? Sul ponte prima di Boreduopoli ti dà la... non mi ricordo, forse sul ponte dopo, non mi ricordo. Però insomma ti danno grigiosfera, damasfera, splendisfera. Un drago pulsar, drago artiglie, forza sfera, oscuro tuffo. Ok, si mette qui. Forza sfera, fendispazio, idropompa, drago bolide. Ok, tutti e tre al 100 tra l'altro. E Smerdol con Sharpasse. Scusa, cosa? Allora, viene dai mondiali 2013. Qualcuno mi spiega la tech di questo Smirgol con tecnico e falso finale? Cioè, qual è il senso? Ho preso Tepig, Skyter. Tra l'altro con abuso di RNG l'abbiamo trovato shiny. Ma il fatto è che viene dai mondiali. Dopo vado a cercarmelo, perché non ho assolutamente idea. No, Pardi mi dorme a quest'ora, vi pare. Beh, noi lo usiamo per catturare i balordi comunque. Cioè, questo è il catturador, è letteralmente lui. Ok, adesso per ordinare un attimo meglio i box, spostiamo lo Scrafty, che anche veniva già confezionato come Pokémon utilizzabile. Ah, questo Larvitar ha Super Power, tra l'altro, a livello 5, ho capito. E lui c'ha l'elettropalle. Va bene. Ok. Facciamo una cosa che va fatta, quindi chiamiamo subito il box evento. E gli si mette uno sfondino. Grazie Scout. Comunque per fare una run più divertente si potrebbe imbastire un team esotico per Staran. Tipo con un Donomar bello cazzuno. A differenza di quello del Nuzlocke, e magari anche con un talpone che ti possa dare una mano nei momenti di più bisogno. Scusa se cambio argomento, però mi è venuta in mente adesso quest'idea malsana, se ti vai a 69-69-69. Non lo so se ho voglia di farla proprio malsana, però vediamo insomma, vediamo. Sì, no, lo puoi importare su Melon il save di Desmium, veramente semplice. Quel Pikachu è l'unico modo per avere l'elettropalla su bianco e nero senza scambi. Perché non c'è Pikachu forse catturabile in bianco e nero? Ma però mi sa che dappertutto l'elettropalla è evento. Anche su Heart Gold e Soul Silver. Non mi pare che Pikachu possa tenere elettropalla come strumento tenuto con bassa percentuale, o sbaglio? Pokepark per ora non ho voglia di giocarlo, vediamo se in questi giorni mi torna la voglia, se no lo droppo, adesso ci penso. Mi stavo annoiando le ultime volte, detto proprio fuori dai denti. Ah, 5% elettropalla sui Pikachu selvatici, ok, vedi, mi mancava questa roba qui. Farai RNG Manipulation anche per i selvatici? Sono riuscito a farmi Tepig Shiny, ma per i selvatici sì, certo. Non l'ho mai provato in quinta gen. Tepig è stato il mio primissimo in gen 5. Però su Heart Gold e Soul Silver l'ho fatto per i selvatici, anche si può fare. Weaxo, sono entrato ora. Hai cominciato il platinaggio di BW? Credevo volessi ottenere tutte le medaglie su BW2. Esatto, però prima ho detto non voglio platinarlo questo salvataggio. Voglio semplicemente un salvataggio ordinato con un buon grado di completezza. Non mi interessa per ora il platino qui. Ragazzi,
fottesega che sono rotti. Io questi li prendo. Sono un po' rotti forse in early game, assorbisfera, roccia di re. Io mi piglio anche la sciarpa seta. Mi piglio i lefties. E meta, ciao, vabbè, non lì c'è una bacca prugna. Mi prendo anche la palla fumo? Sì, perché no? Anche se si trova la palla fumo. Non lo so come lo voglio, poi... Electros. Ok, dovrei avere tutto quanto, sì. Perfetto. Va che bello. Adesso significa che posso finalmente fare una cosa, in grazia di Dio. Salva. Oh, figa. E godo pure. Molto bello Galvantula. Potrei pensare di metterlo in squadra. Oh, problemino. No, posso manipolare volendo perché conosco il Secret ID. L'ho fatto ieri questo salvataggio apposta per avere la scelta. Devo solo controllare una roba. Un secondo. Ho un problema, ragazzi. Perché Desmium non mi legge il file SAV che esce non solo dalla mia schedina del DS, ma anche da Melon che legge Azzo, il SAV. Aiutami, ti prego, sto studiando diritto e sono arrivato alla parte dell'unificazione europea e non riesco a smettere di ridere per unificazione. Quest'anno la maturità zio pera. Eh no, fa ridere ficcazione, mi dispiace. Non ci posso far niente. Fa molto ridere ficcazione. Sì, sì, è esatto. Io ho convertito il SAV in DSV o, come faccio sempre su ArtGold, ho fatto import a memoria di backup, ma non funziona. Questo è Melon DS, ok? E il salvataggio esiste. Io ho salvato il gioco e sono andato a prendere il mio file SAV e l'ho addirittura convertito. Sì, il nome del DSV è uguale alla ROM,
perché Desmium non me lo apre? Quale cazzo è il problema? Aspettate, eh. No, no, ho chiuso Melon, ovviamente. Perché se no lo gioco su Melon, ma su Melon si velocizza di merda. Sì, certo che è nella cartella battery del Desmium. Sì, certo. Vi faccio addirittura vedere se non ho qualche sav chiamato con bestemmie. Non dovrei. Pesa esattamente come tutti gli altri DSV, tra l'altro. Si chiama esattamente come la ROM. Non ha veramente senso. Sì, Pokémon versione nera punto NDS. Tra l'altro Desmium non mi apre nemmeno il SAV quando provo a fare import a memoria di backup. Proprio non lo legge. Però sia la mia schedina che Melon lo leggono, cioè il salvataggio non è corrotto. È questo il problema. Porca puttana. Come cazzo è sta storia? No, non posso provare un'altra versione di Desmium. Questo è il Tonksmium. Ma non ha alcun senso, ragazzi. Non ha veramente alcun senso. Questo è un problema. Questo è un problema. Scusate, arrivo. No, non credo che Pocketonks sia in chat al momento. Proviamo così. Ma non credo che vada. Sì, su cartuccia funziona. Su cartuccia e su Melon DS funziona. È solo Desmium che non legge il salvataggio. Anche provando a convertirlo, ed è una roba che però ha sempre fatto. Grazie Seb Drake, bentornato, grazie di cuore. Anniversario, tra l'altro. Grazie di cuore. Nana, che cazzo vuoi, porco Dio. Vieni, troia. Suca, gattaccia.
Volete vedere Pokémon Nero? Eccolo Pokémon Nero! Bella nana, bella nana. Hai rotto i coglioni per entrare, adesso ti fai spupazzare come minimo. No, niente battute sulla roba di Acerbi e Juan Jesus. Secondo me è un problema legato a Pokémon Nero e Bianco. Perché non ho mai provato a fare uno scambio tra Melone e Desmium con Nero e Bianco. Con Art Gold sono sempre riuscito, potrebbe essere o un problema della mia ROM, che però mi pare strano, perché il salvataggio non ha nessun tipo di... è impossibile che sia corrotto. È un salvataggio che viene direttamente dal DS... e che è stato dampato esattamente come ho sempre fatto con Art Gold, Platino e qualunque altro gioco di quarta generazione. Con Nero e Bianco non sta funzionando. Vabbè. Facciamo così. Siccome comunque io devo finire il video, provo mediante l'aiuto di Pocketonks o da Drake o qualcuno che conosce qualcosa di emulatori a sistemare il tutto autonomamente. Mi dispiace ragazzi, vi mando per ora da Gravier e se riesco a sistemare vi faccio sapere, in caso andiamo avanti domani direttamente, post video. Peccato, sarei onestamente andato ancora avanti un bel pezzo, però questo è un piccolo impedimento un po' fastidioso, perché non ho voglia di giocarlo su Melon, dato che dovremmo giocare a velocità veramente troppo bassa secondo me, e perché Melon non si velocizza bene come Desmium, dobbiamo trovare un modo per farlo funzionare su Desmium. Vabbè, vado a montare il video ragazzi, ci vediamo domani alle 14 e poi domani in live alle 21, dove vi farò sapere cose, come e se abbiamo risolto. Ciao ragazzi.